Buon Godo Day e bentornati su una nuova reaction godosa. E secondo me oggi godremo veramente tanto, specialmente io che non ho ancora visto il trailer. Voi probabilmente l'avete visto tutti, starete scrivendo le peggio cose. Sono riuscito a stare completamente all'oscuro proprio perché volevo registrare questo video. Io sto registrando questo video il giorno dopo, il 22, e se tutto va bene voi dovreste riuscire a vedere questo video il 23. Se riesco a far uscire questo video il 23 sono quasi riuscito a essere perfetto sul momento in cui esce un video trailer e fare la reaction. Quindi come vedete un minimo di evoluzione c'è stata. Non ho aperto nessun social da ieri pomeriggio. Calcolate che ho una quantità di notifiche sul telefono e sui vari gruppi, perché la gente è completamente impazzita per questo trailer. Sono riuscito a non vedere niente, neanche le notifiche più sus. Due paroline prima di vedere il trailer. Sinceramente, ripeto, la data di uscita, cioè da una parte se uscisse a estate sarebbe bello, però già quest'estate, se non sbaglio, esce Black Myth: Wukong, che è un altro Souls-like, Sekiro-like, che mi piacerebbe tantissimo portare sul canale. Quindi non vorrei che mi si incrociasse il DLC di Elden Ring, che sarà probabilmente immenso, tra Elden Ring 2 e Black Myth: Wukong. Quindi non vorrei che questi due giochi si intrecciassero, quindi magari uno un po' più là e uno s'estate, uno magari a settembre-ottobre. Per quanto riguarda quello che potremo vedere, non lo so. Io sono rimasto alla vecchia immagine di ormai quasi un anno fa, dove si vedeva Michela, si vedeva questo mondo stranissimo, si vedeva questo albero oscuro che sembrava un albero madre ma oscuro. Non lo so, forse ci sarà qualcosa che ha a che fare con i sogni, potrebbero metterci qualche storyline che era stata levata col cut content di Elden Ring. L'unica idea, che forse tra le varie teorie che ho letto è la più carina, è che l'entrata sarà 9 su 10 l'uovo, dove c'è appunto il braccio di Michela, dove si uccide Mog. Quindi spero in una data quest'anno che l'entrata probabilmente sarà dove uccidiamo Mog e che Michela sarà un personaggio super presente e forse un boss, forse, non lo so. E sicuramente ci sarà un'atmosfera secondo me terribilmente tenebrosa. Quell'albero madre corrotto o qualsiasi cosa sia sembrava veramente brutto. Ci saranno morti ovunque, non lo so, ci saranno pure le tombe se non sbaglio nell'immagine. Direi di partire, quindi 3, 2, 1, mi alza un po' il volume, vai. Dai, sono curioso, dai. Almeno leggo tutte le notifiche, non potete capire, c'è un telefono che esplode per le notifiche. E tu chi sei, Ranni? He wields love to strike clean the hearts of men. Ok. Ok, questa era l'entrata, ve l'ho detto un attimo fa. È sicuramente l'entrata. Tipo, ritocchiamo la mano e entriamo dentro. Ok. Ok. Dai, si torna a trottare su torrent, su, dai. Ok, questa è proprio un'immagine che c'era un anno fa. Wow, che figata! Siamo delle coperte. Wow. Forsaken place. Sembrava quella mano di diavolo. Blood of your fellows. Mazza, ma quanti NPC ne stanno? Ok. Basi incredibile. Wow. Yo, che cavolo, è un altro gigante, no? What the fuck? È un uomo bestia. Sembra Serrosh in versione umana. Sì, vabbè, non credo sia mai la vita, però. Ah, pure il fulmine, beh, vabbè, onesto. Quello era fichissimo qualcosa. Mother. Serpente. Truly lordship sanction. In one so bereft of life. Ma chi è Rygard da giovane? C'aveva il serpentello sus! È figata! Ma il serpentello sus! Vabbè, Sekiro! Pure le bombe giganti! Guarda che figata! Troppa roba, devo... Quello era il nuovo ruggito? Dai, figala! Ma poi siamo nemici di Sekiro! No, che è sto schifo! È Ripopò! Che figata è! Quello sembra Rygard da giovane. Vuoi dire che quell'infame quando diceva che risorgeva? Eccolo? No, non credo. Cioè, sarebbe troppo scontato. Che figata! Yo, guarda che figata! Settembre! Dai, settembre! Dai che ci ho preso, settembre! Ti prego, fai che esca questa settembre! Vabbè, Michela, ovviamente.
Bellissimo. Il 21 giugno! Allora. Aspetta. Esce il 21 giugno, quindi io quanti mesi ho per fare un personaggio decente, per far affrontare il DLC del ring non come un poveretto? Ho 4 mesi. Quindi ho 4 mesi per rendere il personaggio della run sul canale vagamente compatibile con un DLC che probabilmente sarà veramente difficile. Per questa creatura qui, come si chiama? Mesmer l'impalatore. Così su due piedi sembra Rygard da giovane, eppure il serpentello, no? No, stavo dicendo prima, Rygard se non sbaglio. Non mi ricordo se lo dice quando muore o quando ci vai a riparlare dopo, quando è morto, che ci è rimasta solo la testa. Diceva quella frase sus, un serpente non muore mai, no? E risorge. Perché noi è come se andassimo nel mondo dei morti, quindi non l'abbiamo ucciso, quindi potrebbe essere rinato lì. Però mi sembra troppo scontato. L'armatura è fighissima, i capelli rossi, il serpentello è bellissimo. Sì, il serpentello mi ricorda Baisu di Genshin Impact. Allora, volevo un attimo vedere due cose con voi. Vabbè, l'inizio è veramente susso, ci sono veramente una marea di NPC. Allora, questa è sicuramente l'entrata, ok, va bene. Ho mille cose da dire, non vorrei fare un video di mezz'ora. Sembrano delle tende, scusate, non lenzuoli, prima ho detto lenzuoli, intendevo tende. Vabbè, forse sto impazzendo, ragazzi, tranquilli, però sembrano delle tende. No, volevo dire una cosa, questa qui. Allora, io non sono il più grande esperto della lore di Elden Ring. Se non sbaglio, questa runa qui, a forma di mezzaluna, non è la runa che si sbloccava da Rennala? Quella che aveva a che fare proprio con la morte? Del mainato, qualcosa del genere? Vabbè, se volete mi correggerete voi. Però, così su due piedi mi sembra quella. Questo è fighissimo, questo tizio sembra fortissimo. Poi c'è questo tizio susso, questo sembra fortissimo. Mi sa di gladiatore tantissimo, è bellissima la sua armatura, madonna, è bellissima, mi piace un botto. Lui sembra Havel, mi ricorda un po' l'armatura di Havel e un'armatura del golem di Dark Souls 1. Questo mi puzza di boss, tantissimo. Questo è tanta roba, questo sembra un pezzo di Raya Lucaria. La butto così, non credo averci preso mai nella vita. Vi immaginate se hanno fatto una roba tipo che, essendo tipo un albero che dovrebbe essere l'opposto dell'albero madre, no? Quindi il reverse albero madre, chiamiamolo, no? Vi immaginate che ci sono tutti i luoghi che noi abbiamo incontrato nell'interregno base, ma in versione reverse, non so se per capirci. Quindi questa magari è tipo una Raya Lucaria reverse, una sepolcride oscura, insomma, capito, no? Magari terreni simili a quelli che conosciamo, ma resi ancora più putridi e morti, una cosa del genere. Perché questo sembra veramente Raya Lucaria. Vedi, questo mi ricorda tantissimo la parte nord di Raya Lucaria, dove c'erano appunto un po' dei mulini, tutto putrefatto, la palude orribile, capito? Questo non ho idea di chi siano questi. Penso siano tutti personaggi nuovi questi. Questo vecchio non è poi lo stesso vecchio che tra un po' si tira fuori una spada, tipo, e ci farà probabilmente il culo. Non è lo stesso? Che poi non ho capito, si sta tirando fuori una spada, cioè questa è una spada? Questo puzza di boss tantissimo, non lo so. Poi volevo dire, qua torniamo un attimo. Ok, qua, ripeto, sembra Raya Lucaria. Questo è veramente sus. Questo sembra il dungeon che stava su nella parte a nord, che c'è tutta la lava. Questo è fighissimo. Questo sembra la Ring City di Dark Souls 3 un po'. Mi ricorda quello un po'. Questo sembra il gigante di fuoco. Hanno ricreato il gigante di fuoco, però sembra un golem di fuoco più che altro. Guarda che fighe le mani. Ecco, sai che sembra? Sembra quella specie di pupazzo di tessuto gigante che in Sekiro ci portava nella parte finale del gioco. Sembra con quello lì in versione di fuoco. E c'è questa maschera sus. Ah, questo è fighissimo. Io spero Torrent sia capace di saltare questi cerchi di fuoco incredibili, eh? Però che figo. Sembra un cestino. È figo, è veramente figo questo. In nome del godo, sono riusciti a ficcarci l'evoluzione di due nemici che già in Elden Ring base mi stavano un po' attivati, che sono le aragoste e ci stanno quella specie di ippopotami terribili, e poi quei schifosissimi vermi che ti sparavano morte, e sono riusciti a fare l'evoluzione di quello, queste specie di bruchi orribili. Bene, molto bene questa cosa. Mamma mia, che brutta cosa. È una specie di uomo bestia fichissimo. Sembra la versione potenziale di quelli di Farmasura, tipo. Sai cosa sembra questo? Mi dispiace fare questi esempi stupidi. Sembra Serrosh fuso con... Avete presente i costumi da drago cinese che vengono mossi da più persone, che sono tipo dei serpentoni? Ecco, prendete uno di quelli, metteteci Serrosh e viene fuori questa roba qui. Sì, lo so, sto descrivendo le cose in maniera assurda, però vabbè, va bene così. Questo è tanta roba, eh? Mamma mia. Vedi che ci sono tante persone, no? Cioè, sembra una cavalcatura, è incredibile. Che c'ha due teste, scusami qua. Ho visto due teste.
Ah no, una testa è qua, no, è stranissimo. Questo è veramente strano. Ma aspetta, ma che dice lui? Madre? Madre. Marica, quindi. Wow. Vabbè, lui è fichissimo. Mesmer. Però mi sembra troppo scontato che è Rygard da giovane. E poi ha nominato madre, quindi Marika 9 su 10, quindi è un altro figlio, figliastro di Marika? Cioè cos'è, un intreccio Marika-Rygard? Non credo però. Sicuramente è parentato con Marika. Secondo me c'è anche lo zampino di Rygard. Perché il serpentello sus... Questo ali? O l'armatura? Fighissimo. Poi usa il fuoco, scusami. Cioè è un miscuglio di cose che lo rende veramente figo. È veramente veramente figo. E questo mi dà l'idea di boss a livello Malenia, secondo me. Avrà una seconda fase assurda. Vabbè, qua nemici incredibili. Bene, questo è incantesimo nuovo. Questa è super Sekiro. Cioè, hanno messo i calci alla Sekiro. Ora mi viene da voi fare la build monk. Ok, hanno messo i super bombe. Palestre. Questo credo è una palestra nuova. Tra ecco, questo sarà il nuovo ruggito. Però non è un drago questo, sembra un orso. A meno che questo è quello che sblocchi quando uccidi il boss di prima. Questo è fighissimo. Questa è una parte incredibile. Quanto cavolo è grosso questo mesa. Questo, che poi sembra un cinghiale, è la versione anche qui reverse, passatemi il termine, dei guardiani dell'albero. Che questo usano il potere della gravità. E c'hanno i cinghiali invece dei cavalli. Wow, bellissimo lui. Questa è una di quelle creature che secondo me ucciderò una volta e mai più, perché mi puzza di Aragosta 2.0. Un ippopotamo gigante. No, un porcospino, scusami. Cioè, un ippopotamo che poi fa un attacco tipo porcospino. Wow. Questo è veramente sus. Questo potrebbe essere un boss, questo qui. Guarda che roba. Questo pure sembra un boss. Ma magari non lo è. Wow. Mesmer. Pure il nome è figo. Questa è un'arma nuova? Cavolo, è un'arma nuova. Wow. Oh, questo non era l'attacco che usavano i guardiani del crogiolo? Con le alette incredibili? Wow. Non so che dire, sinceramente. Perché vedi l'ombra dell'albero madre, quindi mi dà l'idea che la parte è oscura, no? Come... capito? Molto sus. E questa è Michela. Vabbè, questo palesemente... questa è Michela. No, non si vede qualche dettaglio sus. Questa scena mi piace tantissimo. Questa potrebbe essere la scena finale, finale, finale del Simisa, eh? Cioè, o sconfiggiamo Michela, o forse c'è un altro boss, e quando sconfiggiamo quel boss c'è Michela. Vedi che ci sono tutti i pezzettini dell'albero che cadono? Sembra quasi che sta distruggendo l'albero, e insomma torna alla luce, forse in questo posto pieno di tenebre, non lo so, la butto così, eh? Per un attimo sembravano due persone che si abbracciavano, quest'albero qui. Vedi che qui sembra che c'è un braccio, no? Wow. Questa immagine è fichissima, guarda che cavolo di arte questa. Non c'era pure nel DLC di Bloodborne il cacciatore seduto in maniera sussa così? Avrà un ruolo assurdo perché per essere spammato così, mamma mia. Tanta roba, non so veramente che dire, è incredibile. Non vedo l'ora di giocarlo. E soprattutto sono contento che mi è tornata voglia di giocare al Elden Ring, quindi non vedo l'ora. Spero in questi mesi di riuscire a creare un personaggio abbastanza competitivo per questo DLC, perché mi dà l'idea di essere bello, bello forte sto DLC, eh. Lui mi sa di boss Malenia veramente 2.0, quindi devo correre ad editare sto video, altrimenti non lo vedrete neanche il 23 e mi dispiacerebbe tantissimo. Ragazzi, io vi ringrazio, che il godo sia con voi e ci vediamo prossimamente con il ritorno della serie su Elden Ring, con Sus che diventerà fortissimo per quando affronterà questo DLC, spero di riuscirci in 4 mesi. Che il godo sia con voi e ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video.